è positivo il fatto che la BCE abbia sia già disponibile ieri o l'altro a un intervento importante sul mercato per l'obiettivo di rilanciare la crescita e evitare il rischio sostanzialmente della deflazione e cercando di favorire la crescita del credito alle imprese. Appunto non è chiaro, non è stato esplicitato come questo verrà fatto. È difficile trarre dalla notizia delle preparazioni specifiche. Il tema degli MBS è stato ricorrente, è una delle, sicuramente una delle possibilità che la banca può attivare. Io mi inviterei per il momento a stare con quello che è stato annunciato, cioè la disponibilità di interventi anche non convenzionali, che è un messaggio abbastanza forte dato al mercato. Quello che però bisogna tenere presente, venuto fuori anche oggi, è che dato il circostanzio che è bene giusto aspettarsi iniziative della Banca Centrale Europea, ma è anche sbagliato pensare che la ripresa ci sia solo perché la Banca Centrale Europea prenderà delle iniziative di un certo tipo. Cioè possono facilitare, possono dare una mano, ma alla fine la palla rimane sugli operatori veri, ovvero sia i governi che devono fare le riforme velocemente a partire dall'Italia, le imprese che devono tornare a investire e ovviamente le banche che devono fare la loro parte. Quindi una situazione come questa, d'accordo, sperare che la Banca Centrale faccia qualcosa, ma non sarà mai sufficiente se non è parte di questo. In termini tecnici vuol dire facilità di farlo, come facilità tecnica è ovviamente più facile comprare titoli di Stato. Quello degli MBS è un problema, tutte volte non ci sono asset facilmente acquistabili, per esempio sulle banche italiane, come sul sistema bancario italiano, dei problemi esistenti, ci sono diverse linee di credito, di asset che non hanno una documentazione standard, addirittura a volte manca la documentazione vera, ma soprattutto se parliamo di credito a breve termine, che la maggior parte è il credito italiano, quindi da un punto di vista squisitamente tecnico è più facile sicuramente così da comprare un titolo di Stato. Di Cottarelli, no? Sì. Come l'ha trovato? Dal punto di vista, no, glielo dico perché è nell'intervista che Renzi ha rilasciato di Gruber, non sapeva neanche se era già sistemato con i suoi uffici nella sua casa. Quindi questa cosa mi ha destato un po' così, mi ha fatto impressione. Quindi quello che le chiedo è: ha fiducia di portare lui, ha fiducia di portare avanti il suo compito oppure no? Ma io ho visto non solo durante l'esposizione nel panel ma anche prima, quando ci siamo visti per concordare un pochino gli interventi, mi è sembrato assolutamente determinato e impegnato su questa sfida. Penso che oggi il panel sia arrivato a un momento un pochino sbagliato, però sì, siamo pochissimi giorni dagli annunci, lo diceva anche nella riunione precedente, è impossibile dare annunci quando a distanza di pochi giorni arriva poi il decreto, no? Quindi credo che oggi fosse un pochino la necessità di dire qualcosa ma anche nell'obbligo di frenare un pochino, quindi. Però mi è sembrato assolutamente tranquillo e determinato ad andare avanti, ma soprattutto ci ha detto tutti quanti che il primo ministro lo appoggia, quindi non penso ci sia problema. Buongiorno, Francesca Landini della Reuters. L'FT riporta stamattina che dovrebbe arrivare una proposta oggi o domani da parte di Etihad per acquistare il 50% di Alitalia e che sia Unicredit che Intesa venderebbero le proprie quote del carrier ad Etihad. Ci può dare qualche
può dare una mano. Citando fra l'altro Michichelli, diciamo funzionario di Teca. Chiedetelo Michichelli. Io sto aspettando uno che sto aspettando e sperando uno che arrivi la lettera e due sono secondo me che ci sarà nella lettera. Ci si creda o non ci si creda, non ci sono state date anticipazioni, quindi da parte nostra non abbiamo preso nessuna decisione di nessun tipo, non avendo ancora certezza, contezza di quello che ci darà eventualmente questo, se e quando questa lettera arriverà. Volevo sapere se ci dà qualche dettaglio in più sulla quotazione di Fineco, se la società arriverà in borsa prima o dopo l'estate. No, posso dirvi appunto solo che l'obiettivo è di arrivare in borsa prima dell'estate, quindi direi entro luglio, stiamo lavorando per questo obiettivo, tutto il resto quanto verrà messo in borsa, prezzi eccetera, non c'è ancora possibilità di anticipare nulla. Buongiorno Gallavotti della Diana Cronos, volevo capire che appunto siamo su Sorgenia. Sorgenia, la posizione delle banche è ormai chiara, è quella di convertire parte del debito in equity. Non è ancora chiarissima la risposta di CIRA sul tema, quindi si sta andando avanti verso l'idea di comunque di supportare Sorgenia, quindi di garantire la continuità aziendale, ma come esattamente questo accordo poi verrà, si manifesterà, quale sarà il ruolo delle banche, il ruolo di CIRA eccetera, siamo ancora distanti da definirlo. Confermo solo che sta andando avanti la negoziazione, che l'obiettivo delle banche comunque di non far collassare l'azienda, ma di sostenerla nel suo sviluppo e nella dare possibilità negli anni di ripagare poi il debito. Volevo sapere se ci sono, si può dare qualche aggiornamento sulla trattativa con Intesa che KKR per la joint venture sui ristrutturati. I risultati di Intesa, il dottor Messina ha detto che sembrava che insomma fosse abbastanza statica come trattativa. No, più che statica direi che parte, posso dire, di definizione dei principi della struttura eccetera è stata aggiunta. Adesso è più un tema nelle mani dei tecnici, quindi è stato di capire se una struttura di questo genere dal punto di vista, che non so, fiscale, legale eccetera, può reggere, come deve essere costruita. Quindi credo che dell'essere statica da questo punto di vista. Cioè, siamo nella fase di definizione tecnica della fattibilità dell'operazione. Però mi sembrava bene aver capito, sono certo di aver capito bene, che tutti fossero d'accordo sul principi e sugli obiettivi. Buongiorno. Buongiorno. Solo una domanda, lei crede in uno scenario di deflazione per l'Italia? Crede che l'inflazione non tornerà a livelli, diciamo, nel breve termine ovviamente, a livelli immaginati dalla BCE? E secondo lei è sufficiente quello che la BCE ha annunciato di poter fare per riportare l'inflazione a corsi più accettabili? Grazie. Credo che il rischio di deflazione sia un rischio che sta crescendo, anche se rimane remoto. Quindi è più alto in termini di intensità rispetto a qualche mese fa, ma rimane ancora abbastanza remoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tempo per prendere decisioni del caso, per evitare che si entri in questa situazione di stallo. La BCE, non voglio commentare, ma il fatto che per il momento abbiano annunciato la possibilità di interventi senza intervenire
da un punto di vista di lettura della banca centrale lo si legge pensando, interpretando che siano consci che c'è un potenziale problema, non sia ancora un problema, quindi lo ritengono gestibile, altrimenti di certo avrebbero già fatto interventi operativi. E poi c'è il discorso appunto di interventi nei singoli paesi, quello che è importante, per esempio quello che deciderà il governo attuale però nelle prossime settimane, perché alla fine il rischio di deflazione si vince solo se ripartono i consumi, si ripartono gli investimenti, quindi è solo la crescita che la può annientare, o l'altro. Posso andare?